nei momenti in cui i frammenti si interrompono, e si interrompono brutalmente, c'è un percussionista che tac, fa così con le forbici, si sente il taglio e il frammento si interrompe. Questo frammento viene cancrizzato, viene registrato alla maniera di un organo in lontananza, e sopra questa cosa qua c'è un'altra composizione, in qualche maniera uno strato timbrico che si sovrappone a questo e che è creato da clavicembalo campionato, non a caso, e non reale, proprio campionato, deve essere, arpa e una tromba piccola. Questi qua cosa fanno? Non fanno, ho pensato di abbellire, nel senso degli abbellimenti, dunque trilli, mordenti, trilli superiori, inferiori, e tutti gli abbellimenti, collegamenti diciamo fra intervalli larghi, eccetera, tutti gli abbellimenti della prassi barocca, però componendoli, tenendo conto di questa prassi, ma siccome questo frammento viene cancrizzato e registrato, io praticamente cosa faccio? Non faccio niente altro che abbellire, fra virgolette, un rectus e un inversus. Queste cose si sovrappongono e per cui creano in qualche maniera una composizione che viene sovrapposta dall'alto al basso. Però, siccome i due timbri sono separati, sono come due orchestre in qualche maniera, o due gruppi, anche un avanti e un dietro. Looking through the changing lines. Un rectus e un inversus. Queste cose si sovrappongono e per cui creano in qualche maniera una composizione che viene sovrapposta dall'alto al basso. Abbiamo tenore, basso, ecco, benissimo, tenore, soprano e manca mezzo soprano. Cominciamo con le voci femminili, quindi. La parte di soprano compare in quali contrappunti? Compare sia nel brano di Nieder che in quello di Tadini. E, per quanto riguarda forse la difficoltà maggiore, io l'ho riscontrata più in Nieder, perché ha un modo di scrivere proprio molto strumentale più che vocale, e quindi ho trovato maggiori difficoltà sia a livello proprio di intonazione degli intervalli del pezzo, però comunque è stata un'esperienza interessante e formativa. La voce interviene per narrare la storia di quello che sta succedendo. Qua si sente il soggetto, qui il soggetto viene cambiato, sì. L'atteggiamento è proprio quello di descrivere così in maniera quasi didascalica ciò che cosa sta succede? Avvenendo in orchestra. Sì. Il y en a beaucoup en fait, c'est... il y en a qui ont des atmosphères très 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 différentes, très très étranges, particulières. Et d'autres qui sont beaucoup plus de conceptions plus classiques. This festival, this instrumentalization of Bach piece is really something great because we kind of build a bridge between contemporary music and the best ever music of the past, you know. So I think this could be the future. There are so many questions that I'd want to ask him, but I think I'd like to know how he would use today's modern brass instruments, because they've improved so much, and you know what he would do with them. You know. J'ai toujours voulu faire ça. Je voulais faire de la flûte comme ça, mais je savais pas le nom. Mais j'ai toujours voulu faire de la flûte comme ça, mais je sais pas. You know, Bach was very fond of using the letters of his name, B-A-C-H. Yes.
And in this piece, there is a B-A-C-H. And I like that idea. And my name is A-S-C-H. The fire, the idea then is taking something which is ashes, bark, and bringing fire to it. Quando nell'ultimo contrappunto, quello incompiuto, Bach introduce il proprio stesso nome, B-A-C-H, che in notazione tedesca rappresenta quattro note musicali, può darsi che in quel punto lui voglia stimolare il pubblico alla risoluzione di un enigma. Già nell'offerta musicale, sotto il motto Querendo in Venietis, Bach richiede ai propri ascoltatori di trovare, di scoprire il tema che sta sotteso ai canoni. Nell'arte della fuga questo tema poteva essere deducibile forse dalla stessa forma dell'opera, quindi forse l'opera è volutamente lasciata incompiuta perché rappresenta un enigma, una sfida. La ricerca della verità interna alle cose e anche la ricerca del tema interno e nascosto nell'arte della fuga. Qualche elemento che sostenga la possibilità di un completamento ci sono, infatti è ovvio che il tema principale della fuga doveva tornare, quindi è una fuga a quattro soggetti, ma non so, io avrei un certo ritegno e pudore anche prima di toccare queste, come so chi completa la decima di Mahler, ha fatto dei lavori anche molto interessanti, però non ne capisco la ragione. Come diceva Goethe, la musica non deve fermarsi alle orecchie, deve arrivare a risuonare internamente. Sembra qualche volta un fatto miracoloso della natura, che avvengano che la presenza di Bach. Non so come in natura troviamo dei fenomeni meravigliosi, attraenti, come i cristalli, per esempio. Bach si imparenta con la natura, una concezione diciamo pure sublime, metafisica della natura, ma si imparenta la natura attraverso questa molteplicità di coesistenze. Bach inventava la sua coerenza, non gli era imposta. Sì, sembra trascendere la musica in certo senso. La storia non è un dato di fatto, così, non è un oggetto. Qualcosa da proprio da reinventare. Bach, il contrappunto di per sé, ma anche Bach, è una delle. La conoscenza di Bach è uno degli esercizi più sottili, più vasti, diciamo, per educare un collegamento utile e significativo tra orecchio e cervello. Tra il corpo e l'anima, direbbero gli antichi. Come nel restauro dei quadri antichi che sono stati danneggiati dal tempo, invece di far finta di essere giotto e completo le immagini, lascia una specie di superficie neutra.